In grande forma Maurizio Crozza questa sera nella sua copertina Ballarò, particolarmente brillante sia nella satira verbale che nella mimica. Presenti in studio a Ballarò anche il ministro Lorenzin e Niki Vendola. La sua straordinaria verve satirica ha trovato stimolo da situazioni veramente particolari, come il caso dell'estradizione di Dell'Utri dal Libano, dove si è recato per curarsi, e l'assegnazione ai lavori sociali dell'ex premier Silvio Berlusconi, protagonista indiscusso della satira di Crozza nella copertina e non solo. Il comico debutta chiedendosi cosa avranno mai fatto di male gli anziani della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone per beccarsi un anno di Silvio Berlusconi. È stato più Ghedini in tribunale a difendere Berlusconi che lui a scontare la pena, afferma Crozza in prima persona, facendo riferimento alle 4 ore a settimana che il leader di Forza Italia deve dedicare ai servizi sociali. Se cambio 2 cateteri vinco le elezioni europee, aggiunge il comico con la voce di Berlusconi. Il primo di Forza Italia è ai servizi sociali, il secondo Dell'Utri fermato in Libano, fossi il terzo mi inizierei a preoccupare. Crozza descrive il furbo escamotage di Dell'Utri per non essere estradato dal Libano sia nel periodo scelto a ridosso delle Pasque, sia per la legge libanese e sia per la messa in malattia strategica dei suoi legali. Stanno scappando tutti da Forza Italia, passiamo dai padri costituenti ai nonni costituiti, aggiungendo che i manager riposti da Renzi guadagneranno più da disoccupati che da impiegati, a causa dei bonus di buona uscita. Accenna al premier e alle parenti opportunità più che alle pari opportunità. Esilarante infine l'imitazione di Renzi e la chiusura con un accenno a Beppe Grillo che ha fatto arrabbiare il popolo ebraico.